Il comunicativo. Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti. Ha cominciato una battaglia che chiama culturale, i cui soggetti sono il cavallo e la nostra salute. Qual è la minaccia comune? Credo che sia una battaglia culturale perché nei confronti del cavallo possiamo dire che l'uomo mostra il peggio di sé, perché tradisce quello che è un patto plurimillenario con un vero amico, perché il cavallo è da sempre accanto a noi per offrirci ai tempi la collaborazione in battaglia, poi nei lavori agricoli, poi come mezzo di trasporto, amico fedele, e noi uomini continuiamo a sfruttarlo in mille modi. Pensiamo ai circhi, alle piste degli ippodromi ufficiali, al fatto che sia obbligato a rigide e innaturali discipline agonistiche, alle corse clandestine, o al fatto che a Roma venga obbligato a trascinare le botticelle sui San Pietrini sotto la pioggia con il caldo torrido, o che venga ancora lanciato a folle velocità sui tracciati medievali di questi pali di cui è piena la nostra Italia. E ricordiamo che nella maggior parte dei casi il macello è sempre l'ultima destinazione, magari dopo aver affrontato interminabili viaggi dall'est in condizioni degradanti. Ora, io credo che in un grande paese come l'Italia questo non possa accadere. Ha pronta una proposta di legge per riconoscere i cavalli come animali da compagnia e vietarne quindi la macellazione. Ma la carne equina in Italia si è sempre mangiata. Si riuscirà a superare antiche abitudini alimentari? Credo che sia veramente scandaloso che l'Italia sia il primo consumatore di carne equina in Europa, che abbia questo primato. Voi sapete che nei paesi anglosassoni è un tabù il pensiero di mangiare carne di cavallo. In alcune aree degli Stati Uniti è addirittura vietato, mentre gli italiani ne consumano così tanta da importarne la stragrande maggioranza. E non vi è alcuna ragione, innanzitutto, per mangiare i nostri fratelli. Abbiamo visto come un'alimentazione, uno stile di vita veg sia più favorevole al mantenere la nostra salute, oltre che all'equilibrio dell'ambiente, e soprattutto rispetti la vita di questi meravigliosi esseri, perché naturalmente tutti gli animali hanno diritto alla vita, non può che essere il primo. Non teme che cambiando l'inquadramento normativo attuale, che identifica il cavallo come animale da reddito, si possa poi verificare un abbandono in massa di questi splendidi animali, un po' come accade con cani e gatti? Questo non è possibile, perché già oggi tutti i cavalli finiscono al macello, tranne pochissimi. Noi pensiamo a quella che è la crisi dell'ippica, tanto si è detto crisi dell'ippica, migliaia di cavalli andranno al macello, ma i cavalli dell'ippica vanno tutti al macello, nel senso che di Varennes o di fattrici meravigliose che finiscono in riproduzione, cioè quindi a fare figlioli, ma ce ne sono pochissimi. Nel momento in cui invece un animale diventa animale d'affezione, quindi non più da reddito, cioè da carne, non puoi abbandonarlo, non puoi maltrattarlo, non puoi ucciderlo senza necessità, soprattutto gli garantisci tutte quelle tutele che giustamente si merita. Il cavallo è il nostro migliore amico, gli amici non si mangiano. Perché i controlli sugli alimenti di cui ci nutriamo hanno così tante lacune? Non si dovrebbe intervenire subito a livello europeo per evitare le frodi o almeno limitarle? Assolutamente sì, perché il problema della falsa etichettatura è soltanto una piccola parte del problema. La questione è che vi è un vuoto normativo totale, nel senso che oggi non è obbligatorio per legge scrivere in etichetta la provenienza delle carni di cavallo che vengono commercializzate, e quindi che dicano non vi è nessuna, ascoltino bene i nostri radioascoltatori, nessuna garanzia che le carni di quel cavallo che noi troviamo, come si è visto, in vari alimenti, non contengano sostanze dannose per la nostra salute, perché i cavalli possono essere non DPA, cioè non destinati all'alimentazione umana per le nostre normative, oppure DPA, cioè destinati all'alimentazione umana. Ma cosa succede? Che se abbiamo detto prima che tutti quelli comunque dell'ippica poi finiscono al macello, come si fa ad escludere che nella loro vita abbiano assunto comunque sostanze, medicamenti, medicinali e quant'altro, antinfiammatori, si è visto che non siano dannosi per la nostra salute? È impossibile, quindi bisogna fare una legge che fino ad oggi non si è voluta fare, proprio perché era più conveniente mantenere questo stato di cose, ma io credo che sia il momento di finirla con tutti quelli che sono forme di maltrattamento, di sfruttamento dei nostri amici animali, per cui il primo giorno di apertura del Parlamento depositerò la mia proposta di legge perché il cavallo diventi animale d'affezione, sia vietato macellarlo e quindi di conseguenza anche importarlo e esportarlo a fini alimentari, ma anche venga creata finalmente un'anagrafe equina efficace ed efficiente, che oggi non c'è, e questo è uno dei problemi, e sia ovviamente vietato anche sfruttarlo in quelle manifestazioni di cui dicevamo prima, in cui è a rischio la
sua salute e la sua vita. Grazie a Michela Vittoria Brambilla, presidente e fondatrice della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, e buona comunicazione. Buona comunicazione a tutti, a presto, arrivederci.